Ciao a tutti ragazzi, bentornati nell'Etiopia dei Negus. Stiamo per prendere gran parte del Corno d'Africa. Abbiamo già sfasciato il nostro vecchio nemico Adal, come si chiamava? Adal, sì, Adal. Stiamo combattendo contro una quantità, diciamo, interessante di ribelli che stanno uscendo in questa zona perché, vabbè, abbiamo abbassato l'autonomia, abbiamo fatto tutte cose, quindi insomma un po' se lo meritiamo. Sto aspettando che Marian si arrenda. In questo modo si arrenda contro un'altra guerra, perché eccolo, perfetto, guarda, preciso, preciso che comincia il video. Stava ancora contro altra gente, l'ultima provincia l'ha occupata l'altra gente, ma mo che perde io potrei fare full annex. Potrei, perché se Adramut continua a stare in guerra, probabilmente quelli non si arrenderanno. Adramut te ne vai? No? Ok, Marian, prendi, anche se non c'ha l'esercito, Marian, glielo ho sfasciato, eh? No, niente. Chi è? Vasangali e Yemen. Chi è qua? Tolleranza de trufette pagando un sacco di soldi. Oppure facciamo la Domenica delle Palme senza spendere nient'altro. Mazza, ma i copti hanno tutte cose per pagare forti e feste cattoliche. Baiuda, ok. Ah, ma ecco perché i coptic. Ecco perché stanno usciti là. No, in realtà su ogni zealot ce l'ho pure io. Scusa, Sunni Zealot, ma tu sei Sunni Zealot? Sei. Ah no, sei Scia. Sei Scia. Dongola Scia, ecco perché gli sono usciti i Sunni Zealot. Vabbè, ma a me che me frega se gli converto una religione, non c'hanna. Ok. Vado a buttarmi in power per niente così. Allora, abbassiamo i prezzi, lo chiediamo gentilmente ai burgers. Oppure escono i belli dappertutto, oppure do un po' di soldi ai burgers e sono pure contenti. Mi sembra questa l'opzione migliore. Certo, adesso stiamo al 100% di influenza. Non è un problema. Se siete abituati a giocare a Europa Universalis molte patch addietro, appena arriva a alta influenza uno stato cercate fate un colpo di stato, ok? Io ho cominciato a giocare, diciamo, da molte patch a sta parte. E adesso che il sistema è cambiato e che c'è stata la percentuale dei territori invece che assegnare le province agli state, ma questa è storia. E vi fanno il colpo di stato solo se non sono leali con voi, ok? E devono stare al 100%, non ai percentuali strane che stavano prima. Quindi diciamo che adesso siamo al sicuro, almeno fino a quando non succede qualche evento cui ci fanno litigare con i burgers. Ma litiga con i burgers vuol dire sotto il 30%, quindi dovremmo proprio litigarci forte. In realtà uno si può tenere gli stati al 100% d'amicizia prendendosi tutti i vantaggi con questa cosa. Anzi, vediamo se posso fare qualcosa con le altre cose. Allora, i Cuscitic, ok, i Cuscitic si prendono questo bonus, ma gli altri no perché stanno molto lontani. Cioè, in realtà c'ho tutta questa parte della Nubia che non fa parte del gruppo cuscitico, quindi non conviene che prendo Religious Culture. Qui già ho preso Neighbor Raid, che è quello che te prendiamo in power quando fai assedi. C'ho dei monopoli, però non li ho proprio considerati, ragazzi, perché non me va, non mi interessano. Ok. Vabbè, dai, stanno sulla capitale, mi sembra un po' eccessivo non attaccarli là che sto pure in difesa. Ok, quindi sta guerra continuerà a oltranza finché Adramut non si arrende. A meno che non posso passare. Ah no, c'è la flotta loro. Finché faccio la flotta questi, una nave mi bloccano lo stretto. Oh, così Dongola è pure contento che gli hai combattuto per l'indipendenza. Ci sta andando da solo a prendere il territorio. Ok, oh, se Marian se vuole arrendere col full annexino, quando te pare, eh. 15% in Lower Nubia. Eh sì, eccola, eccola, prendi l'autonomia. Mo de pare che mi metto a pagare punti amministrativi, non fa aumentare l'autonomia nei posti più marci che esistono nel deserto. Vasangali, contiamo sempre una controllata. Aden o Gadin? Ma in realtà va bene questa guerra. In realtà va bene appena spawnano sti cazzo di ribelli. Devono spawnarsi i ribelli e mi stanno a dare un po' fastidio. Mamma mia, Beja 1000 anni. Ma che è, oh? Qual è il problema? Non accepted culture. Come non accepted culture?
Ah, la cultura nubiana non è anche qua. Ah, c'è proprio la cultura di Beja. Beja, c'ha la capitale a Beja con cultura Beja. Non te puoi sbagliare, Carcola. Ci mancava solo la religione. Se c'è una religione che si chiama Beja, tipo lo studio della geografia in quello stato era tipo troppo semplice. Niente, qui il Rinascimento. Potrei fare l'altro cosa, beh, lo metto per qualche mese, Institution Spread più 33, anche se fa veramente schifo quel bonus. Mamma mia, mamma mia. Oh. Ecco, però a Adulis c'è la bomba. In realtà parzialmente un po' ai vado. Ah, perché il Rinascimento sta qua dai Mamelucchi. Ok, piano piano si sta spargendo dai Mamelucchi e quindi arriverà più velocemente anche da noi. Va bene, ma sto registrando? Mi sa che non ho mai controllato se stava registrata sta serie. Sto mandando diplomatico ai Timuridi. Ah, i Timuridi esistono ancora, sì! Ma com'è? E c'hanno tre dei quattro vassalli, ma mi sa che farsa se lo so annesso, quindi i Timuridi sono sopravvissuti! Sono sopravvissuti grazie ad Allah! Allah Timuride! Qui niente. Io qua volevo far strillare clero, ma niente. Mi sa che devo dare monopolio per farli strillare proprio ancora di più. Monopolio sull'incenso costa zero, quindi io potrei dare tranquillamente. Ma perché? Ma quant'è l'equilibrio? L'equilibrio è proprio quello. Quanto mi manca per convertire? Guarda, io lo devo dare per forza. Perché quando finisce questa missione prendo 10 d'amicizia, però poi andrei a 64, quindi non basta. E io se mi farmo almeno uno d'amicizia grazie a sto monopolio, visto che adesso l'equilibrio sta a 64 e 60, poi prendo più 10, io ne so, 66 di lealtà e faccio qua la missione. E me la tolgo. E faccio 100 riforma del governo, mi pare. Sì. Ma ci saranno altre cose che sono disponibili solo all'Etiopia? No. Allora, o litighiamo o paghiamo. Paghiamo. Un'altra idea. Army tradition all'anno. Poi tra un po' l'idea di... certo, questa la prossima fa veramente schifo, eh. La prossima fa veramente schifo. 10 di cavalleria con la cavalleria non ce l'avemo. Vabbè, però intanto almeno farmo pure qualche sconto sulla tech militare. Vedi, idea meno 4%. Poi l'innovativeness aumenta. Mayan continua a non arrendersi quanto vorrei. Eccolo invece! Appos! E quindi ci facciamo i core. Poi, rivali sempre e solo i Mamelucchi. Aten, Mara e Ogadin. Ok. I ribelli qui sono più usciti. Io mi tolgo dalla provincia così li facciamo uscire. Oh! Oh! Come? Ah no, più zero perché i burgers mi amano. Ok. Ah, ma basta che stai in guerra! Ma allora, ma che stronzata, colpo di stato! Dai, ho fatto male. Ok, niente, poi non uscì qua. Abbassiamo l'autonomia dappertutto. Werder, Nora, Aer. Ok. Aden si è bevuto Yemen. Questi ovviamente in Sallea non fanno niente. Ogadin. 65, no, ma questi sentono puzza, sentono puzza. Quant'è la sovrastienza, cioè quant'è la aggressive expansion? 37. E Vasangali sente puzza de fango. Sì, però questi sono tutti la stessa cultura. E l'importante è che non sentono puzza de fango in Arabia. Vabbè, dai, oh.
Cioè, non stiamo andando verso la fine dell'obiettivo che ci serve, però per combattere contro i mamelucchi dobbiamo diventare masselli, quindi in realtà siamo costretti ad ammazzare la gente nel Corno d'Africa, che ovviamente ci aumenta almeno la masellità del nostro esercito. Questo Conquer Sakim sogniamo. No, questo ancora niente. Black Sabbath, mo' risolviamo subito. La nave Portugal. Stretto di Gibilterra, Valencia, Liguria e Venezia, c'è di avere il commercio. Come ci arrivi là? Ok. Oh, queste ultime cose non sono banali. Ok, che è il cuore dell'Armenia? Yerevan è stato preso dai nostri alleati armeni. E infatti c'è l'Armenia. Quindi io posso scegliere un altro bonus. Ah, basta che qualunque copto abbia preso uno dei cinque luoghi santi e che l'abbia convertito al copticesimo. Ok, allora prendo uno e mezzo di missionaire, così ci liberiamo dei marci che abbiamo nel nostro territorio. Perfetto, perfetto, non mi dispiace. I mamelucchi mi hanno messo come rivale, allora i mamelucchi andranno anche noi come rivale. Vediamo qua. 28 su 38, loro hanno 49, quindi se ci attaccano ci fanno piangere. E visto che possiamo fare altre 10 truppe, andiamo da reclutare dei Kawa Regiment. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tiè, questi li paghi, questi li paghi. Ok, quindi gli mettiamo immediatamente l'embargo commerciale. Mo, se ci attaccano i mamelucchi sono Dix. Se ci attaccano i mamelucchi sono Dix e spero che non diventino i difensori della fede. A proposito, se noi diventiamo difensori della fede copta e no, in realtà ci stanno gli armeni. Gli armeni di solito esplodono, invece noi ci abbiamo l'Armenia ha l'indipendenza garantita dei Mamelucchi. Allora, senti, in realtà è garantito che se domo alleà dell'Armenia, cioè domo Sasmecian Anatolia. Ma che è successo? Ma sono scoppiati gli ottomani? Sarebbe interessante andare a vedere che c'è sta là. Ah, questi stanno addirittura in Golden Era i Mamelucchi. Si sogna qui, eh? Si sogna. Senti, vediamo se posso abbassare un altro po' l'autonomia da qualche parte. Tiè, no, niente. Rinascimento non dà segni di vita, eh. 5,98 sempre. Qua ho vinto la dea. Boh. Perché l'equilibrio è 54? Non doveva essere 64? O sono costretto a vendere Edera. C'ho max punti amministrativi. Che ci faccio con questi punti amministrativi? Se possibile dovremmo farci dei doppi core. Mi sa che è tutto doppio corato. Addirittura c'ho un po' di come si chiama? De prosperità in qualche zona. È tutto doppio corato. E sviluppare in punti amministrativi è un insulto. 800 pure è un insulto. Pagare 800 per quello è un insulto. Se vendo 10 de terra, mi ritorna al problema dell'autonomia. Faccio così. Mi frego 5 de terra. Così non c'ho l'aumento dell'autonomia. Faccio il rinascimento.
e mo posso fa a solo 600 la tech amministrativa e posso fare i workshop, poi posso fare la tech diplomatica, me ne manca un'altra per mettermi in paro, ok. E tra poco avremo ugualmente il problema dei punti amministrativi, però ragazzi vi faccio vedere che tra pochissimo sblocchiamo un altro gruppo di idee, lo prendiamo amministrativo e stiamo a posto così. E quindi in realtà non sprechiamo punti amministrativi incazzate. Workshop da qualche parte ad Axum vale 0,23, però aspetto che me lo dà... Oh! Oh! Great powers! Great powers! Sesta potenza del mondo! Con gli ottomani che stanno sotto alla Polonia. Ragazzi, ma siamo più forti dei mamelucchi? No. Però loro non c'hanno rinascimento. Ok. Allora, vediamo se qualche stronzo vuole vuole rinascimento. Mazza, bello! Ogadin! Mamma mia, meno male. Oh, ma se saliamo dei dimuridi? No. E devi andare... Vai già a Nagar, mi pare che avevo sentito. Vai già a Nagar. Vai già a Nagar. Mi pare che avevo sentito in un video su internet, quindi l'ho sempre, quando chiamo Viangar, tipo tutte le campagne, l'ho sempre chiamato male. No, un casino. Ah, ok, tieni, vai qua. I mamelucchi saranno un problema. 49.000. C'è un sultano che è proprio merdoso, il nostro invece è Gesù Cristo, infatti ci sta da una spinta iniziale proprio clamorosa, eh. Pure l'erede non sarà male, 3-4-6, così torniamo a far ma forti i punti militari. Non è male. Non so più usciti i ribelli dei copti. Dembiglia. Ok, scusami. Beta Israel Separatist. Semien diventa una nazione libera. Beta Israel, ma che è, oh? Mettiamo Feladigna, Sambo. Andiamo là, gli facciamo una cinquina. No! aspetta, vediamo qua. No! Stavo guardando il Vassello Re, è morto! No! Vabbè, allora. Agos primo è diventato il Negus. Va bene. Il mio Nigiste e Nigiste. Ah no, è la Negus. La Negus, non so come si dice. La Nigiste? Ok, va bene. Ma mi sa che è proprio Nigiste e Negiste. Questo qua, è proprio tutto questo il titolo. Va bene. Ok, e quindi? Quindi, casino. Vai, fammi un'altra cosa. Proposta de clero a Adulis Vogno una chiesa. Scusi. E vediamo se c'è sta qualche edificio degno di sto nome. Mo dovrei tornare a pagare i prestiti prima o poi, 0,23 oppure... Che schifo, mamma mia! Vediamo se riesco a fermare Beta Israel. Ok, perfetto. Perfetto. Sigma Etiopia noi siamo. Vediamo qua, indipendenza del Maguria, niente, c'è sta solita trench dei ribelli che a rotazione arriva. Vabbè, senti, Vasangali, è arrivato il momento. Aden, Mara e Ogadin. Ok, però questa deve essere una guerra lampo. Questa deve essere una guerra lampo perché... Se no poi i mamelucchi se vedono che stanno a prendere il botte intervengono. Quindi, diciamo, dobbiamo far sparire questi due subito e poi blocchiamo lo stretto. Adulis ci hanno fatto il claim i mamelucchi. Senti, alleiamosi di qualcuno. Ci alleiamo di... Eh sì, ma deve essere qualcuno di decente. Sì, un po' essere sta merda. Shammar.
3K d'esercito. Aden, ce vado in guerra se attacco questi. È certo che ce vado in guerra. Hormuz. Me odiano. Ajuran. Erano rivali, ma mo non lo sono più. Ma me odiano. Mutapa. Niente. Ah sì, c'ho una possibilità dalle amme di nessuno. E l'unico modo per vincere la guerra di Mamelucchi, ragazzi, sarà sfondargli l'esercito a furia dei cosi, a furia dei mercenari. Se mi attaccano i Mamelucchi, mi metto a piagne. 30 punti diplomatici. Posso fare la prossima idea, ma non la farò adesso. Ah, certo che è un casino questo, eh. Vediamo se mi riesco a portare dalla mia parte. Magari il diplomatico a Vyangar, a Vaijanagar, non c'è bisogno, eh. Allora, guarda. Ajuran, Hormuz. Questi sono gli unici decenti che ci stanno in giro. Se no, chi odia i Mamelucchi? Gli ottomani, i timuridi e l'Etiopia. I timuridi non me se cagano. I timuridi non me se cagano proprio. Io ho maxato l'amicizia, più di così posso fare. Ah, Ajuran mi ha maxato l'amicizia. Guardali, stanno qua. Questi non mi attaccano. No! Ok. E allora, più 10% di morale degli eserciti e un permanent claim in tutto l'Egitto. E attenzione all'Etiopia. Sto indietro le tech militari sicuramente, e io lo sapevo. Più 0,3 di infantry shock, quindi non mi fanno piagne. Poi ho 5% di amicizia qua. Comunque devo fuggire, eh. Guarda che stronzi, ma alla fine della battaglia combatto io. Ok, ho vinto contro i ribelli, che gioia. Wipe out. E niente. Ok, quindi mi mancano 14 cristiani, faccio tutti i gawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tiè. Questi li faccio tutti i gawa. Quindi mo questo esercito è tipo l'esercito della morte, ragazzi. E poi qua c'ho due eserciti mercenari. Lo shock damage non sappiamo cos'è in questo reggimento. 15% in meno di shock damage su ogni reggimento Gawa. L'unico problema è che mo devo aspettare 20 anni prima che tornano a 24.000. Ecco, se riesco a vincere sta guerra e mi frego su Akin, si sogna. I Mamelucchi hanno eserciti notevoli, vi ricordo. Che cos'è Adulis? Che qua c'ho qualche collina, quindi se mi piazzo qua non sarebbe male. Adulis però è una cosa una costa, ok, non succede niente se si combatte sulla costa. Ok, qua io c'ho 30k, eh. I nemici stanno lontani, si sono separati. Chi è questo? Ogadin, mi aiuta! Il mio alleato. Mamma mia che schifo. Il mio esercito fa cagare. Oh, ma che schifo. Ma contro la metà della gente ho perso. Ragazzi, ho perso. È una tragedia questa. È una tragedia. E che posso fare? Niente, mi devo mettere a piangere. L'unica cosa che posso fare è... Allora, intanto aumentiamo le tasse di guerra. Poi vediamo chi c'è qua. Ci stanno tipo quelli che terranno a tagliare la capoccia nella foresta. Sei di shock. Però ci vogliono 300 euro. Ok, 300 euro di due prestiti. Poi superiamo a bomba il limite.
Però sti eserciti devastati, io mo li fondo, anche se so cavareggi mentre li ho pagati con i punti militari. Io questi mo li devo fondere, perché sennò poi vado fallito con 15 truppe in più. Ecco, mo questi sono quelli che ti tagliano la capoccia, perché con 6 de shock questi ti fanno un casino. Nubian Company. Ok, questi proprio fino alla fine sono dovuti scappare. Ok, sto perdendo l'innovativeness. Se riesco a resistere almeno un mese, almeno non pago il 10% in più. Ok, prendiamo questo esercito. Quanti ne dovrei fondere? 2 per arrivare a 40, 12, 16. 16 devo fondere insieme. 16 devo fondere insieme. Che conto ho fatto? Ah beh, non ho selezionato i 16, però alla fine... Aspetta, ho fatto un conto del cazzo. Guarda che mancano 8. Ok, altri 8 me li devo fondere insieme. Cioè, quelli l'avrei dovuti cacciare, non è che li avrei dovuti fondere così. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e questi li fondo. Mo dovrei stare uno sopra, quindi... Vabbè, uno sopra che posso pure stare. Ok, questo Axum è forte sulla collina, quindi non mi rompere i maroni. Un grande advisor è morto. Senti, ma c'è qualcuno qua meglio ancora? No, non c'è. Diplorep 3 deficiency. Diplorep. Qui. Ok, a gennaio posso fare il pensiero rinascimentale per prendere un po' di innovativeness. E con questi punti posso prendere un'idea amministrativa. Che sarà? Ok, qui c'è quello che ti abbassa l'inflazione, le idee economiche non sono per niente male, 20% del sconto allo sviluppo in meno. Con le idee di qualità che faccio? 5 di disciplina. Ragazzi, stavolta vado di idee economiche. Stavolta vado di idee economiche. Soprattutto con l'abbassamento dell'inflazione si sogna. Oh, anzi. Aspetta, eh. Ah, ok. Secondo me facciamo wipeout alla compagnia mercenaria. Questa si perde, calcola sta guerra, secondo me si perde. In generale a 3 stellone sulla compagnia mercenaria, se perdo, calcola rosico. 6 di shock nell'epoca iniziale, eh. Cioè, se dovrebbe vincere fortissimo in realtà. Ok. Ok, sto in estrema maggioranza in difesa sulla collina. Oh, anzi, ma mi fanno un casino questi. Cioè, nel senso, pure sono vinto, ma hanno fatto un casino. Ma com'è? O devo resistere fino a che faccio la prossima tech? È perché non è normale che mi fanno sto casino pure se stanno... Se stanno marci proprio. Cioè, stanno meno dalla metà, sì. Ok che i Pavelucchi stanno in età dell'oro, ma cioè... Ok, questi mo vengono qui. C'è pure Ogadin e quest'altro, eh? E Dongola. Ce la facciamo stavolta. Oh, ok, potrebbe pure essere stato che ho fatto lanci dei dadi particolarmente merdosi. Potrebbe pure essere, eh. Ok. Ok, qualche battaglina contro i mamelucchi l'ho fatto. Whatever it takes. No, secondo me vado fallito a sta guerra. Guarda, i mercenari li mando tutti insieme. Questi se devono ripiare piano piano. Ok. La missione l'ho fatta, finalmente! 35 religious unity e pure la riforma del governo, che non mi ha sbloccato nulla perché ancora ne mancano 4 dei punti, però intanto ci siamo. Qual è il claim? Che vuoi? Adulis, ok, ho ripreso l'obiettivo di guerra. Quante truppe ci hanno? 42, ok. Io avendoci la gran parte dell'esercito come mercenari, in realtà non dovrei subire gran parte dei problemi derivanti al fatto che ho
diciamo, battaglie lunghe e che quindi perdo manpower. Werder è stato convertito. Guarda, faccio piccolissimi passi avanti, ma non vorrei combattere in situazioni non di vantaggio, quindi scappa. Niente, te piano. Te piano. Ok, ci hanno avuto paura. Forse sti 3k i pio. Quei 26 se stanno a muore. Vediamo se riesco a ammazzarli, almeno sto in difesa. Se ci fosse in fiume, c'è qualcosa del fiume. Mamma mia. Mamma mia, che botte che pio. Ok, questi ne erano manco venuti. Niente, ragazzi, qua i mamelucchi mi fanno un casino. Secondo me devo resistere fino a che faccio la prossima tech, perché sennò è un casino. Quindi mettiamo il focus sulle idee militari. Io con questo, ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Speriamo di vincere questa guerra e alla prossima.